metti la tua mano sulla via della croce con il cuore e le mani. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Dal Vangelo secondo Marco. Pilato domandò: che farò di quell'uomo che voi chiamate il re dei giudei? Essi gridarono: in croce! Pilato diceva: che cosa ha fatto di male? Ma quelli gridavano ancora più forte: in croce, in croce! Pilato non voleva scontentare la folla. Per questo lasciò libero Barabba e invece fece frustare a sangue Gesù. Poi lo consegnò ai soldati per farlo crocifiggere. Ecco l'uomo. Gesù è in piedi, sulla testa la corona di spine, i polsi legati, le spalle ricurve, lo sguardo raccolto e silenzioso. Ai piedi, tre uomini agitano con forza le loro mani, indicandolo in atto di accusa. Sembra di sentire: crocifiggilo, in croce. Maltrattato, si lascia umiliare e non apre bocca. Come un agnello è condotto al sacrificio. Ecco l'uomo. Quello era davvero l'uomo su cui si sono abbattute tutte le malvagità, tutte le violenze dell'umanità. Rifiutato, denunciato, percosso, torturato, deriso, calunniato, condannato. Ecco l'uomo. Davanti alla tua condanna siamo come sperduti, Signore. Ci sentiamo traditori come Giuda, ma tu proteggici dalla disperazione che non ci sia salvezza. Non permettere alle tenebre di conquistare il nostro cuore. Sculture di Emilia Pozzola Ferla, testi Lino Ferracin, fotografie di Paolo Siccardi, organo Valerio Giacobbe, musica di Johann Sebastian Bach, il preludio alla Passione secondo Matteo. Progetto accessibilità a cura di Tactile Vision Onlus. Progettazione e coordinamento Rocco Rolli. Voce narrante Alessandra Ruffino. Videoproduzione Alfonso Totaro.